Paolo e Francesca. Francesca da Rimini, canto quinto dell'Inferno. È uno dei canti più famosi di tutta la Divina Commedia. Assieme al 26esimo, il canto di Ulisse, probabilmente il canto quinto, il canto 26esimo dell'Inferno, cioè Francesca da Rimini, Paolo e Francesca e Ulisse sono i due canti in assoluto più celebri dell'Inferno. Poi possiamo aggiungere il 33esimo dell'Inferno, il Conte Ugolino, e il 33esimo del Paradiso, almeno la prima parte, cioè la preghiera alla Vergine. Sono i passi più noti della Divina Commedia. Paolo e Francesca in particolare è il canto, che è stato il cavallo di battaglia di grandi attori come Vittorio Gassman. È stato musicato dai grandi musicisti come Charles Gounod, come Rachmaninoff, come Sergei Prokofiev, che cavò un balletto da questo canto dantesco. È il primo canto veramente famoso che tutti conoscono, è anche il primo canto in cui Dante si rivolge a un dannato, o meglio, ha già parlato con delle anime nel limbo, ma ha detto: discorremo di cose che il tacere è bello, non parlo di quello di cui abbiamo parlato. Stavolta parla con un dannato, parla con una donna, una delle rarissime donne dell'inferno. Non saranno tante, ne troveremo di più nel purgatorio e nel paradiso, ma nell'inferno no, ci sarà lei a parlare. Ci saranno altre anime di donne indicate anche qui in questo canto, ma sarà solo Francesca a parlare. Piccola introduzione al canto, perché poi la parte di Francesca sarà solo lettura. Arriviamo finalmente alle vere porte dell'inferno. Il limbo è una cosa. Abbiamo avuto l'antinferno perché Dante disprezzava gli ignavi. Il limbo è una cosa a parte perché ci sta gente che non ha colpe, lo stesso Dante si pone degli interrogativi riguardo a questa cosa. Adesso incontriamo subito il giudice Minosse. Siamo nel primo cerchio, lo dice, così discesi nel cerchio primario. È il primo cerchio e incontra il giudice delle anime, che è Minosse, il mitologico re di Creta, che già nella mitologia greca, dopo la sua morte, era diventato uno dei tre giudici dell'Ade. Minosse era davanti a Deaco. Dante conserva Minosse, che descrive in una maniera molto particolare. Stavvi Minosse, orribilmente, ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda, secondo cavvinghia. Minosse è mostruoso, ha una specie di coda di serpente che, a seconda della colpa, indica il cerchio. La coda si avvolge attorno a Minosse e a quanti giri fa indica dove deve andare. E Dante spiega oltretutto che le anime, appena arrivano davanti a Minosse, non riescono a mentire, dicono tutte le colpe, come in automatico. E Minosse decide, giudica, esamina le colpe nell'entrata. Questa è la vera entrata dell'inferno. E come con Caronte, Minosse si accorge che Dante, che ci sta a fare? Che ci sta a fare questo qui? E gli dice: o tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosse a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, e non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. È meno minaccioso di Caronte. Non ti inganni quanto è larga la porta. Nel Vangelo cosa dice Gesù? Che la porta del paradiso è stretta e la porta dell'inferno è larga. Dante accenna questo brano del Vangelo secondo Matteo. E Minosse dice: non ti inganni l'ampiezza, qui si entra facilmente.
All'inferno si entra facilmente. Però Virgilio gli risponde con la solita manfrina. E il duca mio lui, perché pur gride non impedirlo suo fatale andare? Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. La stessa frase che ha detto Caronte. Vuolsi, Dio indicato per perifrasi, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, cioè dove è possibile ciò che si vuole, l'onnipotente, e sta zitto. Zitto, muto, mosca, anche se fai sei il giudice. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire. Le dolenti note, ah, è passato nel nostro linguaggio comune. Troveremo tante, come abbiamo visto già, tra gli ignavi, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Senza infamia e senza lode. Frasi che sono anche entrate nel nostro linguaggio comune, alle dolenti note, deriva da questo passo di Dante. E qui comincia l'inferno vero, è il girone dei lussuriosi. Ora, Dante stabilisce sia l'inferno che il purgatorio a seconda dei peccati capitali come erano stati stabiliti dai padri del deserto. E ovviamente la gravità dei peccati aumenta più si scende, come invece nel purgatorio, che ci saranno le cornici, il peccato più grave sta nella cornice più bassa e più si sale, il peccato diventa meno grave. I padri del deserto, i sette peccati, superbia, invidia, adesso sono come sette nani, non fatemeli ripetere tutti, però il peccato meno grave, secondo i padri del deserto, era la lussuria, cioè la voglia di scopare. Probabilmente loro, stando nel deserto, ok, eremiti, santi, Boccaccio scriverà una novella divertentissima su questa cosa dell'eremita che poi gli viene duro, e Boccaccio usa quel fantastico termine che gli venne la resurrezione della carne, che è favoloso come cosa. La lussuria è il meno grave, subito dopo la gola. La gola è un po' più grave della lussuria. Non ce lo si sarebbe aspettato. Ma la lussuria comunque. Quindi Dante incontra i lussuriosi, cioè quelli che hanno fatto le corna al marito spesso, o alla moglie, o che amavano scopare tanto. Perché vedremo, il caso di Paolo Francesca è un caso di adulterio, ma non ci saranno solo loro. E come sono puniti i lussuriosi? Anche qui qual è il contrappasso? Loro sono stati il vento di passione. Loro sono stati travolti dal vento della passione amorosa e c'è un vento eterno che li sbatte qua e là. E Dante comincia a vedere delle anime, che ovviamente Virgilio ne indica. Virgilio dice: ah, come la guida turistica, come, no, qui c'è il tizio, qui c'è il tal altro. E chi abbiamo? Abbiamo subito un nome famoso. La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle, una grande regina. A vizio di lussuria fu si rotta, che libido felicito in sua legge, cioè messo nella legge che si poteva scopare quando volevate. Lesse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. Semiramide, regina degli Assiri, moglie di Nino, e l'Assiria è l'attuale Iraq, la terra che il soldan, il sultano di Babilonia, come lo chiamavano nel Medioevo cristiano, era il sultano di Baghdad, califfo di Baghdad, quello delle mille una notte. Il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cenere di Sichel Didone, la regina di Cartagine che si innamorò di Enea, aveva giurato fedeltà eterna al marito morto Sicheo, però la cosa era stata rotta perché si era fatta Enea e poi quando Enea doveva andare a fondare Roma si è ammazzata. L'Eneide, questo è il canto mitico
canto quarto dell'Eneide, il più bel canto di tutta l'Eneide, ne parleremo nella letteratura latina. Poi è Cleopatra lussuriosa, questa non ha bisogno di presentazioni. Elena Vedi, per cui tanto reo tempo si volse, Elena di Troia, poi questa, qual è il tanto reo tempo si volse? La guerra di Troia causata da Elena perché è scappata con Paride. E qui una strana dannata. E vedi il grande Achille che con amore al fin combatteva. Achille, uno Achille non se l'aspetta nel girone dei lussuriosi, se l'aspetta nel girone dei violenti. L'ira di Achille. Ma Dante non conosceva il greco, non conosceva l'Iliade, conosceva l'Odissea, per questo si reinventa Ulisse, e lui è più attratto dalla leggenda per cui Achille cadde in trappola per amore di Polissena, figlia di Re Priamo, e si sa che mentre stava a fare l'amore con Polissena, secondo una leggenda più tarda, Paride lo uccide con le frecce, la famosa freccia al tallone. La leggenda originale è un po' diversa, muore combattendo, non era invulnerabile, ma questo l'abbiamo trattato nella letteratura greca. Che con amore al fin combatteo, per l'amore di Polissena. Vedi Paris, Tristano, Paride, quindi legato a Elena. Stranamente non assieme a Elena, Tristano, per la storia di Tristano Isotta, che è una storia di adulterio, comunque. E più di 1000 ombre mostrommi, e nomi nomi adite, ch'amor di nostra vita dipartille. E adesso arriviamo al clou. Qui andremo solo di lettura, solo alcune precisazioni. Paolo e Francesca, chi erano? Francesca da Polenta, famiglia da Polenta, e Paolo Malatesta, due potenti famiglie della Romagna, di Rimini. I Malatesta erano i signori di Rimini. Da Polenta, non di Ravenna, se non sbaglio, si combina un matrimonio tra i da Polenta e i Malatesta, ma non con Paolo, che era bello, giovane e figo, ma con Gianciotto. Ciotto cosa vuol dire? Era già un soprannome, voleva dire zoppo, era un vecchio zoppo, però era più potente. E viene combinato il matrimonio tra Francesca da Polenta e questo Gianciotto, che ovviamente non poteva soddisfarla. E c'è il tradimento con Paolo Malatesta. È un caso di Dante è rivoluzionario anche qui. Un altro poeta avrebbe solo mostrato i vari Ulisse, il canto di Ulisse è famoso, ma è anche un'eccezione nella Divina Commedia. Il personaggio mitologico che diventa così importante è un'eccezione. Sono quasi tutti personaggi contemporanei a Dante, che senza Dante probabilmente non conosceremmo quasi. Senza Dante, Paolo e Francesca sarebbe stato un caso di cronaca nera. Magari lo troveremmo in una noticina a piè di pagina in qualche libro di storia italiana del Medioevo, o magari per la leggenda che sul castello di Gradara di Rimini, dove è avvenuto questo omicidio, si dice che girino ancora i fantasmi di Paolo e Francesca, come in un altro castello malatestiano, sempre vicino a Rimini, a come si chiama? Non mi ricordo il nome del paese, insomma, il famoso fantasma di Azzurrina, Montebello, la rocca di Montebello, vicino a Rimini. È sempre Guendalina Malatesta, è sempre legata alla leggenda di Malatesta, ma appunto non avrebbero questa fama così forte senza Dante, così come Ugolino, così come Farinata. Sono tutti piccoli casi di cronaca locale, come se noi immaginassimo un inferno con, adesso prendetela come battuta, lasciamo perdere con Renzi, Salvini, che ne so, qualche protagonista di cronaca nera locale attuale, che fra qualche anno saranno dimenticati. Sarebbe stato dimenticato questo caso di omicidio. Cioè, Gianciotto, cosa è successo? Classico. Gianciotto trova la moglie a letto con l'amante e li ammazza.
Cronaca nera, classico, delitto d'onore, non c'è niente di... cioè ce ne sono stati mille. Dante prende questo piccolo caso di cronaca nera e ne fa un... poesia immortale. Prendendo anche lo stilnovismo, questo è il canto più prettamente stilnovista della Divina Commedia. Qui il linguaggio, come nel caso di Ulisse, anche di Farinata, si eleva. Vedremo che nell'inferno ci sarà anche del comico, si parlerà di merda, si parlerà di puttane, ci sarà... qui il linguaggio si eleva. Dante sente pietà. Dante non può non condannare questa gente all'inferno perché l'adulterio è condannato. Ma era un matrimonio combinato, ma l'adulterio è condannato. Però sente pietà. Sviene alla fine perché lui stesso sa che ha amato, non si sa quanto carnalmente, però Beatrice era una donna sposata. Sia Dante che Beatrice erano sposati con altri, Dante con Gemma Donati, della famiglia dei Donati, Guelfi Neri, queste cose qua. Beatrice di Folco Portinari, vice di Folco Portinari, era sposata con Simone dei Bardi, un banchiere molto ricco. Con l'uomo ricco, non con lo spiantato, con un poeta spiantato come Dante. In questo Dante non può non esserci simpatico, perché ci identifichiamo nello poeta spiantato che ama la moglie del banchiere. Ma Dante sente molto questo e sviene per questo. Casualmente leggono, mentre commettono l'adulterio, la storia di Lancelotto e Ginevra, moglie di Re Artù. Una storia di adulterio. Galeotto, il libro è chi lo scrisse. Galeotto è il nome di Galeolt, quello che secondo i romanzi del ciclo della materia bretone, del ciclo arturiano, fa da tramite tra Lancillotto e Ginevra. Ora, bando alle ciance. E qui lasciamo la parola a Dante e chiuderemo con Dante. Anzi, dico subito se vi piace, lasciate il like, iscrivetevi, cose di questo genere. Perché ora la parola va a Dante e non può essere interrotta da nessun altro perché è uno dei suoi canti più alti. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Ricominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ed elli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che i mena ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate. Cotali, uscir della schiera dov'è Dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, che al cor gentile ratto sorprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato, amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, che a inattende, chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte, quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso,
E tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pensi? Quando risposi cominciai: o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tuo cotanto affetto. Dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiati gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse, e caddi, come corpo morto, cade.